l'ora dello sbusto, è l'ora del pacchetto che si apre, anche si apre. Dentro c'è un ninnolino o forse un figurino, adesso guardo, scoccio scatola, busta pacchetto, unbox a tutto e fila nel retto. Ah, scusate, siete già qua. Benvenuti amici in questo nuovo video. Come avrete già capito dal reel che ho pubblicato su Instagram, oggi parliamo di Lowrider, perché mi ha inviato qualche nuovo accessorio da integrare nelle mie due moto, quindi Husqvarna 701 per quanto riguarda l'off-road e Multistrada 950R per quanto riguarda strada e viaggi, e andiamo a scoprirli insieme dopo la sigla. Per chi mi segue già da un po' saprà benissimo che ormai da più di un anno, poco più di un anno circa, collaboro con Lowrider. Lowrider è un'azienda che produce sia borse che accessori da aggiungere alla propria moto per affrontare al meglio i propri viaggi. Come già detto prima, sulla Multistrada 950 ho le moto bags, borse semirigide, cioè praticamente sono morbide, ma dalla parte dove si agganciano hanno una piastra in ferro, in metallo. Invece sull'Husqvarna 701 ho delle mini bag da 6 litri per lato, e adatte appunto ad un uso più adventure, dove la moto più piccola ha bisogno di meno bagagli, bisogna essere più leggeri. Ma di queste borse ho già fatto un video introduttivo l'anno scorso, e quindi ve lo lascio qui sopra da qualche parte, e così potete vedere di cosa si tratta. Bene, togliamo questa bellissima borsa e tiriamo fuori i nuovi arrivi. Ma prima volevo fare un annuncio, ovvero se anche voi siete interessati ad acquistare prodotti Lowrider ma volete anche supportare il canale, vi lascio in descrizione il mio link di affiliazione dove potete fare tutti gli acquisti sul sito Lowrider. A voi non cambia nulla, non avete spese aggiuntive, non dovete iscrivervi a niente, è il classico sito Lowrider. Ma se acquistate direttamente da quel link riceverò una piccolissima percentuale sui vostri acquisti, e è pochissima roba, si parla di centesimi, ma ogni minimo centesimo è indispensabile per creare nuovi contenuti e mantenere vivi tutti i miei canali sui vari social, quindi Instagram, Facebook, TikTok e anche YouTube. Bene, iniziamo dal pezzo grosso, ovvero il borsone Explorer da 50 litri. Per chi avrà già visto i miei video o le foto su Instagram, ho già un borsone, non è l'Explorer ma è l'Overlander nella versione da 30 litri, anche quello c'è sia 30 che 50, e anche qui abbiamo versione da 30 e da 50 litri. Ma cosa differenziano i due borsoni? Allora, innanzitutto questo è un classico borsone morbido, vedete che io lo schiaccio, è un classico borsone morbido. L'Overlander invece è molto più rigido, perché all'interno ha una plastica curvata che fa da sostegno, dunque è un borsone semirigido, ma anche quello ve l'ho illustrato nel video introduttivo. Quindi ho scelto il 50 litri morbido per differenziare un po' i prodotti che ho in garage e per adattare un po' più alle esigenze. La struttura esterna, ovvero il tessuto esterno, è identico sia sull'Overlander sia sull'Explorer. Entrambi hanno la chiusura quella a rotoli, quindi voi andate a rotolare il vostro borsone sopra e poi tramite le clip lo andate a chiudere una volta rotolato. Per agevolare la chiusura sia su questo sia sull'Overlander abbiamo sempre la nostra comodissima valvola, perché essendo un borsone che si chiude arrotolando, arrivati a un certo punto faremo più fatica a chiuderlo perché l'aria che c'è all'interno impedirà la corretta chiusura. Quindi noi, aprendo questa valvola, faremo uscire l'aria da questa valvola appunto, e riusciremo a chiudere il nostro borsone nel miglior dei modi. Una volta chiuso andremo a chiudere e il borsone sarà a chiusura stagna, diciamo, perché il tessuto esterno è completamente impermeabile, antigraffio, antistrappo, molto resistente. Se andiamo a vedere anche all'interno, infatti c'è tutto questo interno in gomma che impedisce l'acqua di entrare. Quindi qui alla fine non c'è molto da dire, è un borsone molto grande, molto capiente. Adesso qui, essendo vuoto, è difficile farvi vedere un attimino le dimensioni, però 50 litri è un bel borsone, bello grosso. Qui appunto mi sarà comodo quando magari andrò in pista, quindi riuscirò spero di riuscire a mettere dentro la tuta in pelle, magari anche il casco, gli stivali, o anche quando vado a fare gli eventi off-road, che
salgo su con il furgone di Andrea, per esempio, o di Eugenio, e quindi non avrò la roba da enduro addosso, butto tutto qua dentro, perché sull'overland a 30 litri, quello che uso attualmente per fare queste cose, sei sempre lì molto risicato con lo spazio, è piccolino, invece 20 litri in più sicuramente saranno più comodi. I prodotti che mi hanno inviato quest'oggi sono, diciamo, non sono borse vere e proprie, vabbè, a parte il borsone, ma sono degli accessori che vanno a migliorare quella che è l'esperienza di viaggio. Appunto, dopo il borsone Explorer abbiamo questa bellissima sacca porta utensili. Io attualmente ho questa borsa Givi porta utensili impermeabile, è esattamente la stessa modalità di utilizzo del borsone Explorer, quindi si arrotola e poi lo chiudi con le clip. Qui invece è la classica borsa a rotolo, quindi con tutti i suoi scompartimenti, molto comoda. Qui ci possiamo infilare tutte le chiavi, i cacciaviti, le brugole. Se invece abbiamo dei set completi, utilizzeremo queste tasche dove riporre tutte le nostre accessori, magari anche il nastro isolante, le fascette, tutto quello che serve per avere tutto sott'occhio e molto comodo. Appunto, preferisco questa soluzione con la borsa a rotolo che invece rispetto alla borsa normale, perché qui, se magari non ce l'hai piena, si muove tutto quanto. Infatti qua dovrebbero esserci le brugole, invece sono tutte sparse per la borsa, perché muovendosi si sganciano dal suo supporto. Quindi penso che appena avrò 2 minuti farò il trasloco da questa della Givi, che è una bella borsa, perché non c'è niente da dire, anche qua impermeabile con tutto l'interno in gomma, però appunto per la comodità secondo me è molto meglio questa. Questa qua ovviamente la puoi mettere anche dietro sul codino della moto perché è impermeabile. Questa no, questa va all'interno di una borsa morbida, magari nello zaino o nel tascone della giacca da enduro. Molto bella, con la maniglia una volta chiusa te la porti dietro senza particolari problemi. Poi cosa abbiamo? Dicevo appunto che questi prodotti che mi hanno mandato vanno a migliorare l'esperienza di viaggio, perché appunto abbiamo sempre sacche impermeabili 20 litri e 10 litri. Queste, diciamo che sono sacche, come vedete, sempre con il materiale in gomma all'interno. Queste sono da interno borsa, quindi se magari abbiamo le motobags o qualsiasi altra borsa della non rider, infiliamo quello che noi serve qua dentro, magari vestiti o accessori, roba elettronica. Come sempre arrotoliamo la parte superiore e la infiliamo dentro le borse. Questa qui ovviamente, anche dal nome, si chiama dry bag perché è una borsa completamente impermeabile, 10 litri e 20 litri, adatte ad ogni esigenza. Non c'è molto da dire, ma come vedete è un prodotto molto carino, molto bello, molto ben fatto, belle. Un altro prodotto molto interessante sono questi cubi. Si chiamano proprio cubi da viaggio. Diciamo che attualmente io quando viaggio, quando metto le mie cose, quindi come appunto dicevo prima, l'intimo, le scarpe, gli indumenti sporchi, l'intimo sporco o le magliette, quello che ognuno ha, uso sempre le sacche, quelle per esempio che trovi all'interno delle confezioni dei caschi, quindi la sacca da casco, oppure le sacche che ti danno agli eventi. Loro ti danno il sacchetto con i gadget, io recupero quel sacchetto e lo uso per mettere tutti i miei vestiti quando vado in viaggio. Non Rider fa anche appunto delle sacche apposite chiamate cubi. Abbiamo questa qui più grande con all'interno tutte quelle più piccole che ora vi faccio vedere. Ovviamente sono anche espandibili, se voi aprite la cerniera esterna possiamo espandere la capacità di contenuto della borsa. Nel lato posteriore invece abbiamo questa comoda retina che ti permette di vedere il contenuto della borsa. In questo caso appunto voi non la vedete dalla telecamera, ma si vedono i cubi più piccoli, quindi abbiamo il cubo più grosso, poi ovviamente in ogni cubo ognuno ci mette quello che vuole, e all'interno abbiamo quelli più piccoli. Ecco, vedete come si apre completamente dal lato posteriore. Abbiamo un cubo piccolo uguale, identico a quella grande, sempre con la cerniera che ci espande la capacità di carico. Un cubo medio idem, uguale, sempre con la cerniera davanti che ti fa espandere
la capacità di carico. Come vedete, ora si apre il doppio quasi, perché prima era questa parte qua e ora abbiamo questa qua, quindi abbiamo la capacità di carico aumentata del doppio. Invece la cerniera dietro, come appunto detto prima, se andiamo ad aprire abbiamo l'accesso al contenuto della borsa. Quella piccola ovviamente funziona nello stesso modo, abbiamo cerniera davanti che ti fa allargare la capacità di carico e la retina dietro per accedere al contenuto della borsa. Inoltre, oltre a questi tre cubi, grande, medio e piccolo, abbiamo anche altre due sacche, eccole qua, sempre in tessuto morbido, perché queste sono sacche da interno borsa, non sono da tenere all'esterno. Allora, se non ricordo male, questa è la sacca per le scarpe, fatta apposta per contenere un paio di scarpe, le ciabatte, l'infradito, così voi quando andate in moto avete le vostre scarpe puzzolenti, spero di no, in questa comoda borsetta, e la mettete dentro alla borsa della moto, come dicevo prima. Invece qui abbiamo la washing bag, questa diciamo è la meno particolare perché ha il classico elastico sopra, la classica corda sopra che voi andate a chiudere e poi andate a fermare, esattamente come le sacche che sto usando io, quelle del casco o le sacche che ti danno gli eventi. Questa è la washing bag perché qua vanno dentro gli indumenti sporchi durante il viaggio, sia l'intimo, le magliette o i jeans, i calzini, quello che dovete lavare e non volete che gli altri indumenti acquisiscano l'odore delle vostre cose sporche. Quindi tutto qua dentro e poi lo chiudiamo e la mettiamo magari nella borsa separata da un'altra parte. Dunque, abbiamo tutti questi prodotti, niente di estremamente complicato o particolare, ma sono quei piccoli dettagli che ti fanno apprezzare nel miglior modo possibile l'esperienza di viaggio. Ovviamente il catalogo Lone Rider è enorme, abbiamo borse morbide, borse semirigide, adesso hanno messo sul mercato anche il top case in alluminio, però se non sbaglio è solo per il BMW GS, abbiamo le pedane ammortizzate, abbiamo i faretti a LED, c'è un'infinità di accessori che potete trovare sul sito nel link che trovate in descrizione, e vi ricordo che se acquistate da questo link supporterete anche il canale, dove io andrò a prendere una piccolissima percentuale, a voi non cambierà assolutamente nulla, però se andrete a acquistare da questo link mi aiuterete a sostenere il canale. Bene, con questo è tutto, questo era un piccolissimo video dove volevo aggiornarvi sull'evoluzione del mio setup, sia per quanto riguarda la strada con la Ducati Multistrada 950R, ricordiamolo bene, e la Husqvarna 701 Enduro per quanto riguarda i viaggi adventure o off-road. Detto questo è tutto, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati con l'uscita dei miei video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!